Contratti istituzionali di sviluppo. Paolo Spina, presidente della Camera di Commercio del Molise, torna sull'importanza delle infrastrutture di collegamento, in particolare con il progetto per un'aviosuperficie. Per quanto riguarda l'aviosuperficie, noi abbiamo c'è stata una delibera prima di giunta e una delibera del Consiglio, perché reputiamo che l'aviosuperficie possa essere un progetto cantierabile, che non è aeroporto, è una cosa completamente diversa, questo insomma bisogna capirlo. Noi comunque stiamo andando avanti, abbiamo avuto dai dati in nostro possesso una manifestazione di interesse di una sessantina di imprenditori che sono disposti a sottoscrivere quote da 500 euro fino a 2, 3, 5 mila euro. Porteremo avanti il nostro progetto. Il 29 di luglio abbiamo una riunione in Camera di Commercio per la sottoscrizione delle quote. Andiamo avanti, vediamo. Ma si può pensare ad un'aviosuperficie, a ferrovie e strade moderne quando il contratto di sviluppo destina la gran parte dei finanziamenti ai tratturi, le strade di 2000 anni fa? Qui bisogna capire se anche le scelte fatte o le scelte non fatte potevano essere o meno finanziate. Noi abbiamo inviato una nota all'epoca, in data 15 febbraio, al Presidente del Consiglio Conte, in cui avevamo delineato quali erano le necessità della nostra regione. Significava innanzitutto, a prescindere, una velocizzazione sostanziale del tratto Termoli-San Vittore, la bretella di Venafro, una bretella su strada ferrata che va da Vinchiaturo a Boiano per evitare di tornare indietro a Bosco Redole, e quindi l'elettrificazione della Campobasso Roccaravindola. Inoltre anche un sistema bimodale fino a quando non venga completata l'elettrificazione, in modo da andare quantomeno da Roccaravindola a Roma non più in elettrico sostanzialmente.